dobbiamo riempire questa tabella. Cominciamo a inserire i valori 0. Ragioniamo con il carrello per cominciare. Il carrello corre a una certa velocità, a un certo punto si fermerà, si ferma nel punto C. Lì la sua energia cinetica è 0. Ecco qua. Poi l'energia gravitazionale, abbiamo detto, è sempre 0, perché il carrello non si solleva dal terreno. L'energia elastica della molla è sempre 0, tranne quando viene accorciata. Quindi quando il carrello è ancora in A e anche quando arriva in B, la molla è ancora in posizione di riposo, non accorciata, quindi 0 e 0. Le altre caselle le possiamo calcolare adesso. Cominciamo dall'energia cinetica in A. Conosciamo la massa del carrello e la sua velocità, formula dell'energia cinetica, 1/2, 0,4 kg la massa, la velocità 1,2 m al secondo al quadrato, 0,288 joule l'energia cinetica. Siccome poi non c'è l'attrito, andando da A a B il carrello non perde velocità e quindi quando arriva in B la sua energia cinetica è uguale, energia cinetica in B uguale all'energia cinetica in A, quindi 0,288 joule. Ecco qua l'energia cinetica in A in B del carrello. Ora possiamo calcolare l'energia meccanica, che è la somma di cinetica e delle energie potenziali. Quindi 0,288 joule in A in B, ma anche in C, perché durante tutto il moto del carrello da A, B a C l'attrito non c'è mai, quindi non ci sono forze dissipative che trasformano tutta o parte dell'energia meccanica in calore. Ma allora adesso possiamo anche calcolare l'energia potenziale elastica accumulata dalla molla quando viene compressa. Infatti questo valore è 0,288 joule. Lo deduciamo dal fatto che l'energia meccanica e la somma deve essere sempre quel valore lì, quindi 0,0288. Ma lo potevamo dedurre anche dalla conservazione dell'energia meccanica, perché abbiamo detto che il carrello arriva e cede progressivamente tutta la sua energia cinetica alla molla, che la acquista e la immagazzina sotto forma di energia potenziale elastica. Quindi questa è la trasformazione di energia che avviene. L'energia cinetica del carrello diventa tutta energia potenziale elastica della molla.